Amici di Sportland, buonasera dal Club Milano, dove è tutto pronto per l'ottava giornata del campionato di Serie C3 di fronte Ronchetto Atletico, ma non troppo. Vediamo chi avrà la meglio. Dunque, attenzione, tocco dentro, prova il controllo dentro l'area Libutti che calcia verso la porta. Attenzione, subito il gol, battuto in fretta all'angolo. E arriva la conclusione vincente di Paoletti, che sblocca la partita. Attenzione, Paoletti vince un contrasto. Appoggia per Libutti, che se la porta sul sinistro, cerca la conclusione, trova un gol meraviglioso. 2-0 di Ronchetto con Libutti. Qui tocco dentro, colpo di testa, palo, e poi Castrovilli in qualche modo riesce a parare. Dunque, attenzione, il destro, e da due passi arriva, dopo la conclusione di Festa, il facile tap-in da parte di Ferrari. Tanto Mattia Castrovilli dentro, non arriva il colpo di testa da parte di Tullio. Davide, conclusione dentro, prova il mancino, la conclusione fuori di nulla da parte di Arcieri, a un passo. Poi ancora tocco dentro, Paoletti di testa, e arriva un gol bellissimo di Paoletti, che svetta sul cross perfetto di Mangone. Punizione, va tutta verso la porta, Ferla attento sulla conclusione tentata da Tullio. Dunque, attenzione, tocco dentro, il palo da due passi colpito da Vitolo. Butti, Davide Castrovilli col mancino in porta, fuori non di molto, una bellissima punizione. Tanto qua attenzione col destro, Castrovilli bravissimo a intervenire. Attenzione, l'uscita di Ferla, poi di Tullio col destro, ed è bravissimo Ferla a opporsi in calcio d'angolo. Tanto qua attenzione, destro secco di Ferrari, Castrovilli bravissimo, e poi da due passi arriva il gol del 5-0. Tanto qua attenzione, Festa, salta un uomo, Festa dentro l'area, Festa, salta anche il portiere, Festa col destro, super gol del numero 10 di Ronchetto. E finisce qui, finisce con la vittoria per 6-0 di Ronchetto. Allora, siamo qua con due grandi protagonisti della partita di oggi. Partiamo dal mister del Ronchetto, clean sheet, grande vittoria, tanti gol fatti, soddisfatto immagino. Sì, molto, devo dire che finalmente stiamo ingranando, un'altra vittoria che ci dà molta forza per il campionato. Dobbiamo continuare così a spingere, e vedo dei grossi miglioramenti, possiamo giocare contro chiunque. Esatto, abbiamo visto tra l'altro un Paoletti molto ispirato, due gol, una grandissima partita, e oggi vi siete proprio divertiti, cioè si è visto proprio, vi divertite a giocare insieme, a costruire, a fare, e alla fine comunque sono arrivati anche questi tre punti, record di punti se non sbaglio. Sì, record di punti, finalmente siamo riusciti a fare una prestazione molto bella, all'inizio stagione non vedevamo comunque miglioramenti, ci siamo un po' delusi e adesso stiamo crescendo. Ed è molto positivo per noi questo, record di punti appunto. Perfetto ragazzi, complimenti e alla prossima.